Parliamo di Silvia Romano, del suo ritorno e o Aisha, perché sapete che lei si è convertita, e soprattutto di quello che ha scatenato il suo ritorno. Forse non eravamo preparati e oggi forse non siamo neanche lo stesso preparati, soprattutto a cercare di capire non solo se si è convertita liberamente oppure no, se naturalmente è stato pagato un riscatto oppure no, ma da dove arriva Silvia Romano, qual è la realtà che ha vissuto e che esiste naturalmente ancora in quei luoghi. Intanto do il buongiorno a Domenico Quirico, collega della Stampa, che in questi giorni ha scritto e scrive ogni giorno sulla Stampa di questo sequestro. Buongiorno Domenico. Buongiorno. E do il buongiorno anche a Marian Ismail, antropologa dell'immigrazione, e anche lei naturalmente con un suo bagaglio, è somala, musulmana, e si è espressa in questi giorni soprattutto insomma, su questo essersi convertita di Silvia Romano e su quello che rappresenta e sul perché, diciamo così, non può essere stato un atto volontario. Domenico, io comincio da te perché i tuoi articoli sono davvero perfetti in questi giorni, almeno insomma per me che li segue, soprattutto quello del giorno dopo, se non sbaglio, del rilascio e dell'arrivo di Silvia Romano in Italia. Tu chiudi così il tuo articolo che aveva il titolo Le donne prigioniere della Jihad, vittime dei ricatti nel nome di Dio. Il tuo articolo si conclude così: chi esce da un rapimento ha soltanto la sua memoria, l'essere rimasto vivo, i gesti che ha compiuto o non ha compiuto in una dimensione che non bisogna dimenticare mai, è quella della violenza e del ricatto. Se gliela rifiutiamo questa memoria, qualunque sia, ditemi, che cosa gli resta? Ti aspettavi che il ritorno di questa ragazza in questo modo, scesa dall'aereo con quell'abito verde, qualcuno parla di una tenda, insomma, vestita con quei vestiti, avrebbe scatenato tutto questo? Beh, purtroppo negli ultimi anni tutti i ritorni dei sequestrati in varie parti del mondo, ma soprattutto nei luoghi delle guerre islamiste, hanno sollevato putiferi di polemiche, insulti, richieste di risarcimenti per i soldi che ognuno di noi avrebbe speso per riportarli a casa, eccetera, eccetera. Questo tanto più perché, come dire, la sequestrata è ritornata annunciando di essersi convertita, vestita in un certo modo. Tutto questo ha avuto un impatto evidente. Io quello che molto sommessamente cerco di dire è che quello è ogni sequestrato vive all'interno del periodo più o meno lungo della sua perdita di libertà, e quella di Silvia Romano è stato un periodo estremamente lungo, in un luogo estremamente complicato, difficile, tremendo, con dei personaggi che sono terribili per la loro modo di comportarsi, per le loro idee, per la pratica sanguinaria che utilizzano, sanguinaria e criminali che utilizzano. Ebbene, tutto questo, quello che ha pensato, quello che ha fatto, quello che ha immaginato, e appartiene solo a lei. Non c'è nessuno di noi che può, come dire, esigere di entrare in quel patrimonio di dolore, di sofferenza, di angoscia, eccetera. E anche quello che ora Silvia Romano metterà dentro la sua condizione umana, che è quella di essere ritornata alla libertà, appartiene solo a lei, non a me, a voi, a nessuno che gli deve dire devi cancellare, memorizzare, distruggere, costruire, è soltanto suo. Questo è un concetto elementare della fraternità umana, non della psicologia, della fraternità umana. Che sicuramente abbiamo perso. Ti chiedo di descriverci così bene come hai fatto in questi giorni qual è la realtà dalla quale proviene Silvia e dove è stata per 18 mesi, ma è una realtà che
insomma, non dobbiamo ricordarlo, non è una realtà che ha, cioè una realtà oggi, ancora, domani, dopodomani, non è una parentesi. Beh, purtroppo la Somalia è un luogo del mondo che è in guerra da 30 anni. Cioè, sembra incredibile che uomini, donne abbiano potuto resistere all'interno di un mondo in cui la guerra non è mai terminata, in cui sono cambiati i nomi degli attori, degli assassini e dei predoni, ma i signori della guerra, i tribunali islamici, gli shebab, i pirati, i dittatori, ma i capiclan, ma la guerra è rimasta sempre lì, ha condito la loro quotidianità, ed è straordinario che delle persone abbiano resistito e abbiano addirittura oggi tentino faticosamente di ricostruire un paese normale, una società che ha i suoi riferimenti, in cui il Kalashnikov non è più fa la differenza tra l'essere uomini e non essere nulla. Ecco, Silvia Romano è stata trascinata all'interno di questo gorgo che il mondo degli Shebab, la savana somala, i confini con il Kenya, in cui le condizioni di vita, che sono poi le condizioni di vita di generazioni, parliamo di 30 anni di guerra, 30 anni di guerra, conditi di carestie, di siccità, di alluvioni, di tutto quello che le pestilenze che l'uomo può affrontare e subire, colpa degli uomini e colpa della natura. Ebbene, è stato trascinato in questo gorgo, che noi non potremmo neanche immaginare quelli che lanciano insulti e l'accusano di non so che cosa. Non resisterebbe un secondo in quel mondo lì. Un secondo. Questa è la Somalia, uno dei luoghi del mondo di oggi, non del Medioevo, in cui gli uomini convivono, gli uomini, le donne, i bambini, i vecchi, convivono con la guerra, con la sua brutalità pura, con la ferocia assoluta. E fa impressione, come dicevi tu, come qualcosa che è lì e si verifica da 30 anni. Noi ci abbiamo messo meno di 30 minuti a giudicarla, definirla, raccontarla, insomma, forse però la parola più esatta è giudicarla. Marian, somala, musulmana, tu hai detto subito appunto che quel vestito verde di Silvia non era e non è un vestito, diciamo così, volontario, ma questo davvero è poco importante, lasciamola ai suoi tempi, al suo dolore, come giustamente diceva Domenico Quirico. Tu hai perso un fratello per mano di Al-Shabaab. Sì, buongiorno intanto. Ho perso un fratello che, fra le altre cose, se non erro, Domenico conosceva molto bene. Si chiamava Yusuf Baribari, è stato a lungo giornalista in Somalia, poi ha scelto la carriera diplomatica ed è stato a lungo ambasciatore somalo presso le Nazioni Unite a Ginevra. Quindi in questi 30 anni di guerra civile, di dissipazione dello tessuto e della società somala, in casa mia è stata vissuta in maniera diretta. E in maniera quasi diretta io ho assistito alla morte di mio fratello nel 2005, 5 anni fa, quasi in diretta, perché ha subito un attacco di Al-Shabaab nell'albergo Makal Mukarrama di Mogadiscio, e lo hanno lasciato lì 4 ore a dissanguarsi. Quindi conosciamo la ferocia degli Al-Shabaab, che sono gli stessi, come ho scritto, che hanno ammazzato 148 ragazzi universitari dell'Università di Garissa in Kenya, sono quelli che hanno assalito il mall di Nairobi, sono quelli che hanno messo con cinismo e crudeltà l'autobomba nella piazza principale di Mogadiscio, causando la morte di 600 civili, tra cui giovani, bambini, ragazzini che andavano a scuola. Ecco, sembra strano, come ha spiegato Domenico, ma la vita cerca disperatamente di continuare in Somalia. E quindi io, come madre, come somala, come donna,
Ho compreso e comprendo e sto con Silvia perché ha toccato quello che noi respiriamo, subiamo, viviamo per 30, da 30 anni. Quindi in quella situazione, con persone che non hanno alcun scrupolo pur di portare avanti una visione, un progetto ideologico, religioso, di controllo di potere in un'area così importante del Corno d'Africa come la Somalia, non dimentichiamolo. Entra il Golfo di Aden nell'Oceano Indiano, quindi una linea di passaggio verso il Mar Rosso importantissimo. È un paese che di fronte allo Yemen sconvolto da una guerra civile, quindi è un'area geografica davvero delicata e davvero importante. Ecco, e sapere che ci sono zone che sono interdette a noi stessi somali, la zona dove è stata Silvia, è una zona dove i civili normalmente non vanno. Se ci si va tutelati eventualmente o da tutele claniche o da tutele appunto jihadiste. Ecco, giudicare quella ragazza che è scesa con la tenda l'ho usata io perché è la tenda che da 30 anni ha coperto i nostri colori, la fierezza dell'essere donne somale, la nostra cultura, il nostro matriarcato, l'amore verso figli. Nonni, uomini, bambini che abbiamo, ecco perché resistiamo, perché si appoggia sulle spalle delle donne somale. Quindi, come donna somala, non potrei non essere vicina e protettiva nei confronti di Silvia, perché ha toccato quell'inferno che quasi anche noi non riusciamo a toccare, non riusciamo a penetrare quasi. Ecco. E averla giudicata solo da quell'abito verde e comunque dalla sua conversione, che è sua, e vedremo, e vedrà lei se è davvero profonda o se è dettata dalla paura, il terrore, la solitudine che ha vissuto. E, ecco, io sospendo il giudizio, questo ho voluto scrivere nella mia lettera, e accolgo Silvia e sono pronta a restituire quello che i suoi prigionieri non le hanno dato, la conoscenza della comunità somala, della storia somala, del grande cuore delle donne somale. Scusami, anche la conoscenza del Corano. Tu hai detto non basta leggere da soli il Corano. Sì, non basta leggere da solo il Corano perché il Corano, come tutti i testi religiosi, è un testo complesso. È un testo in parte spirituale, in parte di indirizzo politico o comunque normativo, e ha una parte che è rivolta alla persona e una parte rivolta alla società, alle norme societarie. E, oltretutto è scritto in arabo, che è la lingua sacra del Corano, è la lingua sacra per ogni musulmano. E quindi spiegare ha bisogno di essere spiegato. E un po' voglio fare una comparazione, è un po' come leggere la Bibbia in latino, bisogna che la si spieghi in una lingua che si comprende. Quindi, oltre a questo, l'essere musulmani è anche un modo di vivere, è un pensiero, è una tradizione, è una cultura. Ci sono compensazioni a seconda delle culture che si vivono, della messa in pratica, se è totalmente accettabile, se può essere mutuata, perché è una religione aperta e che noi non abbiamo avuto la possibilità di spiegare perché dell'Islam viene solo raccontata la parte, diciamo, violenta, negativa, che sottomette anche noi, quindi noi stessi musulmani siamo sottoposti a un'islamizzazione forzata di un nuovo Islam che non appartiene alla cultura invece, alla cultura tradizionale dei paesi in cui l'Islam viene praticato. La Somalia è un paese musulmano, sufico, appartiene alla Qadiriyya sufica e quindi abbiamo tradizioni, abbiamo culture che in qualche modo si sincretizzano con la pastorizia, il nomadismo che abbiamo, nel senso che i nomadi portano il bestiame da un luogo all'altro e il ruolo della donna è un ruolo tradizionale. Faccio un esempio, quando avevamo uno stato normale, avevamo un tribunale religioso, un tribunale normale, un tribunale tradizionale. I cittadini potevano
scegliere come essere giudicati. Quindi è una società complessa e che non si può ridurre semplicemente sul fatto che la religione di Allah sia violenta o meno, come purtroppo in Occidente accade. Quindi certo, le minoranze non hanno spazio per spiegare questo. Senti Domenico, è un altro punto che sta facendo molto discutere, a maggior ragione dopo l'intervista ieri di Repubblica a un portavoce, scusate, di Al-Shabaab. Il punto del riscatto. Questo riscatto, questo portavoce ha detto a cosa servirà. Sicuramente servirà a finanziare Al-Qaeda e poi in parte lo useremo per insomma, rifornire di medicine, cibo, tutto quello che serve. Ovviamente questo qui ha scatenato il dibattito sul punto riscatto e quindi perché pagare un riscatto per una ragazza che volontariamente ha deciso di andare in un paese a rischio. Ma questo è un discorso che si propone ogni volta, ahimè. Allora certo, io faccio anche qui una semplicissima constatazione. Io metto, diciamo, sulla bilancia, da una parte una vita umana, ok? Una vita umana. E dall'altra parte una somma di denaro. Allora, la mia personale scelta, ma io non pretendo che gli altri abbiano la mia stessa scelta, è che non faccio neanche la comparazione, non sto neanche a guardare da quale piatto della bilancia pende verso l'alto o verso il basso. Io scelgo sempre la vita umana, sempre la vita umana. A coloro che fanno il ragionamento, diciamo, politico sul fatto ma ci sono le potenze anglosassoni, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, che non paga. Dichiarano a priori di non pagare alcun riscatto perché in quel modo alimentano il terrorismo, le sue finanze, i suoi arsenali, la sua attività. A parte il fatto che anche questi paesi poi trovano dei sotterfugi per trattare, lo fanno in modo ipocrita, dietro le quinte, per obbedire al proprio comando. Faccio una semplice constatazione: l'adozione di questa linea ha determinato lo sfaldarsi dei movimenti terroristici e guerriglieri nel mondo, ne ha prodotto la fine per mancanza di denaro. Assolutamente no, ha soltanto prodotto purtroppo una serie di persone uccise. Tutto lì. Tutto lì. Allora, in chiusura voglio solo ricordare anche la testimonianza di Daniele Mastrogiacomo oggi sulla Repubblica, che racconta la sua esperienza e dice: io posso capire Silvia Romano, ho vissuto anch'io quell'esperienza, il Corano veniva ripetuto in audio per ore, i talebani tentarono di convertirmi, fu rapito, sequestrato, lo ricordiamo, in Afghanistan nel 2007, mi promisero la libertà ma non bastò per farmi diventare musulmano. Questo per spiegarvi che poi noi, in base anche a quella varia umanità di cui parlava Domenico all'inizio, siamo anche diversi, siamo diversi anche di fronte a situazioni in cui ci troviamo e nel modo di reagire. Fatto sta che insomma oggi questa ragazza, a prescindere da quello che ha scelto o non ha scelto, questo lo vedremo, ma sicuramente di quello che ha subito, perché questo lo ha raccontato, anche se è stata forte psicologicamente e mentalmente, e forse anche questo è un elemento che paradossalmente non ha aiutato, perché magari se avessimo visto questa ragazza in lacrime raccontare con dettagli terribili, saremmo stati più disposti a quella fratellanza di cui parlava Domenico Quirico. Questa ragazza, fatto sta che oggi si trova assediata sotto casa con delle minacce gravissime e l'antiterrorismo che indaga e che probabilmente sta valutando se ha bisogno di una forma di tutela. A questo siamo, volevamo ragionare in questo modo, ecco, in un altro modo, speriamo di esserci riusciti. Ringrazio tanto davvero Domenico Quirico della Stampa e Marian Ismail, grazie davvero per il vostro contributo, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto a tutti. E noi ci vediamo domani, adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break.